applauso, dai. Grazie, grazie. Grazie a te. Signor Larini, lei ha fatto con la sua famiglia questo dono alla comunità di Viazzano. È molto importante questo perché può salvare una vita. Senta, lei l'ha fatto per chi? Per suo suocero? Sì, in ricordo del mio suocero e con la speranza che non ce ne sia mai bisogno per nessuno, però almeno se ci fosse bisogno è a disposizione di tutti e speriamo che possa servire se c'è bisogno. Antonio Giovanelli era un amico, perché io lo conoscevo molto bene, quindi la sua scomparsa è stata una sorpresa un po' per tutti. Se ci fosse stato un apparecchio del genere, sarebbe stato possibile forse salvarlo? Ma questo non si può dire, però sicuramente si sarebbe provato in meno tempo possibile. Magari sì, non si sa, questo non si sa. Però speriamo che se qualcuno ha bisogno sia utile. Speriamo che questo non venga mai utilizzato. Speriamo che non venga mai utilizzato, assolutamente sì. Ad ogni modo il vostro gesto è stato un gesto veramente nobile, perché purtroppo si verifica anche nei campi da calcio che spesso e volentieri tanti ragazzi si sentono male e c'è bisogno di questo attrezzo. Sì, infatti abbiamo preferito metterlo qua un po' perché è al centro del paese, poi qui ci sono le attività sportive, diciamo che è il punto un po' più a contatto con tutti. Benissimo, noi ringraziamo lei e ringraziamo naturalmente la famiglia Giovanelli per questo vostro dono alla comunità di Viazzano. Grazie a voi e grazie a tutti, e anche al circolo e alla pubblica che ieri sera hanno fatto un corso un po' per rappresentare, per far vedere come si usa. Benissimo, grazie. Grazie. Siamo col sindaco Giuseppe Restiani, che ha presenziato a questa inaugurazione di questo mezzo molto molto importante per salvare delle vite. Signor sindaco, qui a Viazzano non c'era ancora questo defibrillatore. Buongiorno, sì, era l'unica frazione diciamo che non era ancora sprovvista di defibrillatore e purtroppo con la perdita di una persona cara a tutta la frazione, perché Antonio Giovanelli sicuramente è una persona che si è fatto ben volere da tutti, ovviamente la famiglia ha pensato, visto che purtroppo la sua morte è stata repentina a causa di una crisi cardiaca, la famiglia ha voluto donare ai viazzanesi e al comune un defibrillatore che è stato installato qui nella zona sportiva e quindi la zona sicuramente più sollecitata sotto determinati aspetti, e in più è anche, diciamo, come frazione è un po' al centro un po' di tutte le residenze, quindi ci auguriamo che non venga mai utilizzato, però potrebbe avere una funzione importante, quindi ringrazio ancora la famiglia Larini e Giovanelli che ovviamente hanno donato un qualcosa che è importante per la comunità e per eventuale sopravvivenza di alcune persone che speriamo di no, sempre lo diciamo, di persone che possono avere delle problematiche di carattere cardiaco. Un'ultima cosa, ieri sera c'è stata una riunione appunto per iniziare dei corsi per poter usare questo attrezzo. Sì, anche perché è importante che ci sia, però ovviamente c'è bisogno anche di una preparazione, diciamo, da una parte chi vorrà, e questo è anche un po' un appello di tutti i viazzanesi e non, di fare questo corso che dura, mi pare, se non ho capito male, 4 ore, dove viene data l'indicazione essenziale per poter intervenire in caso di necessità, quindi è stato un approccio che la frazione ha risposto in modo molto molto affermativo, e poi successivamente verrà organizzato dall'assistenza pubblica, perché loro ovviamente hanno le persone preparate per poter fare questo, verrà ovviamente fatto un corso proprio per l'abilitazione a poter utilizzare in caso di e diciamo sempre, speriamo mai sempre di no, però poter utilizzare il defibrillatore se qualche caso dovesse necessitare. Benissimo, ricordiamo che l'assistenza pubblica è la Croce Verde di Fornovo, vero? Sì, la Croce Verde di Fornovo, perché la Croce Verde di Fornovo copre anche tutto il comune di Varano Melegare, se non tra la parte alta che tendenzialmente è coperta da Varsi, che ringraziamo anche Varsi perché Varano è sprovvisto di una realtà, diciamo, di pronto intervento da parte delle assistenze pubbliche o Croce Rossa, quel che sia. Quindi ringraziamo sempre i volontari di qualsiasi appartenenza siano, Croce Bianca, Croce Verde, Croce Rossa, però diciamo a loro grazie, molte mille grazie, proprio perché sta facendo un qualcosa per le nostre comunità di Vallata e non, di un servizio importantissimo. Benissimo, grazie. Grazie a voi.